100 oculisti al congresso all'Hotel Villa Maria di Francavilla al Mare hanno recepito e registrato le ultime conoscenze teoriche e pratiche sulle recenti innovazioni per la diagnosi, la gestione, la terapia della retinopatia diabetica, con un obiettivo su tutti: motivare il paziente al proseguimento della terapia e renderlo consapevole dell'elevato rischio che comporta la non prosecuzione o addirittura il suo mancato avviamento. Quest'anno abbiamo deciso di affrontare come tema principale la retinopatia diabetica, essendo la principale causa di ipovisione nei paesi sviluppati, per cui è sicuramente un argomento di estremo interesse, e abbiamo deciso di affrontarla a tutto tondo, partendo dalla diagnosi, poi per la gestione medica, la gestione chirurgica, e dando consigli ai pazienti su come fare prevenzione primaria, secondaria e terziaria. Quali sono i rischi maggiori? Sicuramente la fata padrone è una cattiva gestione sistemica di quelli che sono i principali fattori di rischio, quindi valori di glucosio, ma tutto quello che è associato a livello di patologie cardiovascolari come l'ipertensione, dislipidemie e così via. La terapia qual è? Si va da una prevenzione primaria, che appunto è quella della gestione attenta di questi parametri, e questo è possibile effettuarlo solamente con una equipe di medici. Non può un oculista gestire da solo una retinopatia diabetica, ma c'è bisogno di un diabetologo, c'è bisogno di un internista e un cardiologo come figure essenziali, ma tutti i colleghi, endocrinologi eccetera, sono, essendo una patologia multifattoriale, multiorgano, è bene che si formi un team che vada a gestire proprio questa patologia. La prevenzione quindi si basa sull'attenzione alla gestione di questi parametri sistemici. La precocità nell'intervento, nell'avviamento dell'intervento, la non interruzione di esso è importantissima. Sicuramente sì, la gestione di fatti prosegue per tutta la vita. Una volta fatta la diagnosi bisogna stare attenti tutta la vita alla gestione del paziente, alla compliance del paziente rispetto alle terapie che possono essere nel nostro ambito sia mediche che chirurgiche o parachirurgiche. Abbiamo rappresentato in questa occasione la Fondazione in memoria del professor Giorgio Alessandro Mazzilli, che si occuperà di due borse di studio che verranno date ogni anno a due medici specialisti in oculistica per motivi di studio, e questo è stato un bel gesto da parte della famiglia Mazzilli Cappai, che praticamente ci permette di ricordare la memoria del uno dei più grandi oculisti che sono stati presenti a livello della nostra regione.